Oggi abbiamo una domanda particolarmente importante e speriamo di avere delle risposte dal dottor Peter Burkard, che è il presidente dell'associazione dei farmacisti del Canton Ticino. Buongiorno, dottore, carenza di farmaci. Qui oramai eh, è risaputo che nel paese delle case farmaceutiche mancano spesso i farmaci. e Stiamo parlando di farmaci anche abbastanza importanti, stiamo parlando della mancanza de, addirittura dei principi attivi, ci può fare un piccolo riassunto di cosa sta succedendo? Sì, volentieri, allora è da più di 15-20 anni che si comincia a parlare di penuria di medicinali, oggi siamo a un picco, circa 1000 eh, preparati e di cui 380 o 390 principi attivi, lo stato settimana scorsa. E il tutto è stato accentuato dalla pandemia Covid quando c'erano i vari lockdown e tutto e poi il grosso problema è che negli ultimi 15-20 anni le grosse industrie farmaceutiche in svizzere, come ha detto lei, loro si occupano solo della ricerca e dell'innovazione dei prodotti per le malattie rare che sono molto redditizie e costose, ma quello che è l'acqua consumo, tipo gli antibiotici, il paracetamolo, lo sciroppo per i bambini che li vedo qua adesso, vedo che ci sono, sono tornati o no, questi qui vengono... Prodotti, le produzioni sono state dislocate nei paesi dell'Asia, soprattutto Cina, India e Pakistan. E poi questi mercati non sono sempre affidabili, o non hanno i principi attivi, o non ci sono i trasporti, o addirittura manca l'alluminio per il blister o il cartoncino.